i nostri amici di Gemet Request che hanno fatto un altro bellissimo pezzo, tra l'altro oggi addirittura un'operazione internazionale, tre continenti in un'unica canzone, e per parlarne abbiamo con noi Cristian Tiozzo, che saluto. Ciao Cristian. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao Cristian, ciao. Lui è la parte ritmica, lui suona i tamburelli. I tamburelli. La volta scorsa ero la goccia. Precisamente la goccia. E le percussioni umane. Infatti ho visto con il petto suonavi, una roba bellissima, insomma. Ma che sai, perché mi venuto in mente i tamburelli? Stavo pensando al mare e alla spiaggia. Probabile. E quando giocavo a tamburello. Sì. I tamburi, volevo dire. Stai parlando con un batterista serio. No, cioè, invece sono i tamburi. Nel mondo c'è, cioè, Phil Collins e Cristian Tiozzo. C'è Cristian Tiozzo. Addirittura. Ma magari. Ma no, non è che siete bravi. C'è anche Verdone, cioè, che suona la batteria, tra l'altro. È vero. C'è anche Verdone. Sì, è vero. Sapevo questa cosa. Oltre a, fra i comici italiani di quel periodo, c'è anche Boldi, se non sbaglio. Dai, che suona la batteria, cioè, vedi. Senti, ma tu hai mai provato a fare il comico, ad esempio, per capire se funziona anche al contrario? No, non ho ancora provato, però. Senti, la prossima volta ti vogliamo con una barzelletta pronta, però, Vieni con una barzelletta pronta. No, dice che sarebbe una carriera fallimentare. Vabbè, dai, prova. Senti, allora, caro Cristian, dici tutto, cosa ci fa? Dici tutto, facciamogli le domande. Allora, senti, avete preparato una canzone molto bella che, tra l'altro, metti insieme, dicevamo, veramente tre zone diverse del mondo, no? Allora, spieghiamo un po' come nasce questo progetto. Siete andati a pigliarvi due cantanti praticamente da due poli opposti, certo, no? Esattamente. Allora, abbiamo coinvolto un paio di amici conosciuti ad Arcevia Jazz, che è un workshop organizzato nelle Marche. Sì. Dove appunto abbiamo conosciuto Luca Soares, che è un nostro amico brasiliano, che ha cantato una parte della canzone in portoghese. Tra l'altro lui è anche fondatore di un istituto che si chiama Istituto Anello, dove per l'appunto aiuta giovani ragazzi a riscattarsi con la musica, ecco. Questo a Campinas, una città per l'appunto in Brasile. Poi abbiamo coinvolto Lauren Hendrix, che è una cantante sudafricana di Città del Capo, molto molto brava anche lei, e Chiara, la nostra solita Chiara. E abbiamo diviso il brano in italiano, afrikaans, inglese e portoghese. Il brano è That's What Friends Are For di Burt Bacharach. Tra l'altro cantato già all'epoca da quattro cantanti diversi, no? Quindi, io mi ricordo Dionne Warwick. C'era Dionne Warwick, Gladys Knight, Gladys Knight, Elton John. Bravo. Abbiamo voluto un attimino ricreare questa cosa, però appunto con una sorta di abbraccio collettivo, intercontinentale. Ecco, quindi abbiamo America, Africa, Europa in pratica, giusto? Esattamente. Perfetto, proprio internazionali. Tra l'altro abbiamo anche coinvolto un nostro amico Luca Camuffo, chitarrista, perché infatti ho visto Luca che c'era la chitarra, bravo anche Luca. Giacomo ha dovuto un attimo fermarsi per altri progetti, giustamente. Ok. Giacomo in stand by, quindi avete messo il sostituto, insomma, il numero 12. Sto scherzando, perché poi in verità è bravissimo. È un titolare. Sono molto bene anche lui, nostro collega in conservatorio. È vero. Allora, senti, facciamo la dedica, però, perché poi tutto questo naturalmente nasce da una dedica, no? Certo. Allora, il brano è stato richiesto da Alessia e da Andrea ai nostri amici che sono lontani fisicamente, con la speranza di riabbracciarli presto, e a chi come voi ci tiene compagnia e ci fa emozionare con la vostra musica. Bene, allora salutiamo Alessia ed Andrea. C'è anche il video, tra l'altro, che adesso condivideremo poi anche sulle pagine social di Radio BCS e di Chioggia TV, dove tra l'altro si vedono anche i volti di questi ragazzi praticamente che dall'altra parte del mondo hanno con voi realizzato questo progetto. Insomma, la musica si può fare anche così, anzi devo dire che questa versione è davvero bellissima e molto molto emozionante. Grazie a Cristian Tiozzo, buona giornata. Grazie, a presto. Ciao Cristian, ciao. E si parte con una tromba meravigliosa che introduce le note di That's What Friends Are For.